Nulla di fatto per le primarie nel centrodestra pugliese. Ancora una fumata grigia dopo l'incontro in consiglio regionale che però vede il ritorno all'ovile di NCD, che correrà ufficialmente con il centrodestra alle regionali di marzo. Il documento firmato da Forza Italia, NCD, Fratelli d'Italia, Movimento Schittulli, La Puglia prima di tutto e Nuovo PSI vincola dunque i sottoscrittori a presentarsi insieme alle elezioni, ma non parla di come sarà scelto il candidato. Il rientro del nuovo centrodestra potrebbe però essere un elemento decisivo verso la cancellazione delle consultazioni interne. Questi partiti che sono qui oggi stanno insieme. Ci rivedremo venerdì per discutere le ulteriori questioni. Ovviamente le porte sono aperte alla società civile, sono aperte anche a quelle altre forze politiche che sciolgono i dubbi se stare a destra oppure d'altra parte. NCD è qui, ha sottoscritto e quindi sta in questo ambito, in questo alveo di centrodestra. L'UDC sta facendo il suo percorso che rispettiamo e quando si decidono e se si decideranno di stare con noi, noi li accoglieremo a braccia aperte. Assente l'UDC che non ha fatto sapere se aderirà o no all'accordo, che secondo il capogruppo di NCD in consiglio regionale non pregiudica però il cammino verso la Costituente Popolare. NCD da quando è nato cioè ha nel suo nome l'appartenenza al centrodestra. È un nuovo centrodestra perché aveva bisogno non come NCD, ma sentiva che il popolo del centrodestra aveva bisogno di nuovo slancio e in qualche modo di rinnovarsi nel metodo, nello stile. Diciamo, ci sono i presupposti, ci sono stati i presupposti anche per i rapporti con Forza Italia, diciamo, pugliese, per ricominciare insieme una storia, diciamo, antica e tornare ai vecchi splendori. Siamo ottimisti e pensiamo che ci siano tutte le opportunità per lavorare bene.